gestate in movimento, dobbiamo andare subito. Devi far infilare un carabiniere nel vicoletto e uno sul davanti della casa. Oh, uno sul vicolo, perché il vicolo porta direttamente agli obiettivi, perché è una canaletta con l'acqua, capito? Mettimi un carabiniere là davanti, che poi dall'altra parte ci arrivo io, ci arrivo. Quante macchine siete? 2 macchine? Ok, perfetto, ciao bella. Ipotizziamo che la notizia sia vera. Lui, quando deve andare in giro, che cosa fa? Scende da casa, si butta di qua così, fa così, e poi se ne va di qua, a piedi, capito? Questa qua è una cosa che ci ho detto. Ok? No, arriviamo qua con i mezzi, scendiamo a piedi, io e tu andiamo subito a coprire qua dietro. Qui c'è, ho visto ora, c'è una recinzione qua. Antonio, quello che troviamo ci pigliamo. Quello che ci deve sta. Ok. Ok. Guarda, guarda, spacca, così mi viene di tanti. Quanto dovrebbe essere? Ma è successo da solo. Se è vero quello che dice, dovrebbe essere semplicemente...
Fermo! Fatti muovere! Fermato! Facci giù! Larga le braccia! Tienilo sotto di lì! Hai armi? No. A posto, digli. La macchina è arrivata? Non ti muovere. Stai fermo, stai giù. Tranquillo. Amici, quando l'avevo acquisito, dimmelo che controllo. Mi manca davanti, aspetta. Fanno male? Girati. Posso? Girati. Ok. Sei armato? No. Abbasso. Ok, siediti. Ok. Oh, da quando stai qua? Oh, ci stai mangiando qua, mi hanno portato, hai visto? L'ho visto. Ah, okay, giusto. Posto, perfetto. Oh, dateci via! Ok, vado giù, vado giù. Tranquillo. Possiamo? Oh! Veniamo! Su! Vai! Scendi via! Copri tu? Sì, sono io! Vai! Andiamo! Sali dentro! Vai giù! Vai Peppe, vai, l'abbiamo preso, vai! Posso raccontare? Alessandro, ah, bello, ha pigliato i miei capelli e l'ha tirato fuori. Lo sapevo io, se venivate voi mi chiappavate. Mannaia, lo sapevo io. Abbiamo fatto partecipare anche loro alla ristorazione. La cosa che mi piace, sai cos'è? Che intorno a questa ci sono 3 generazioni di carabinieri. Cacchio. Diciamo che è cambiato un po' tutto, cioè non solo da quella parte, anche da questa parte. Io mi mettevo a tavola a pranzo, mi chiamavano, io lasciavo mangiare la tavola e partivo. A me mi chiamavano a casa, a caserma non sapevo niente. A me mi chiamavano, è successo questo. Io andavo in caserma, è successo questo, hanno ammazzato questo. No, non è vero. E poi è stato 2 anni e morto ammazzato. Attenzione, noi ancora oggi acquisiamo informazioni da lui, eh. Tra pareti. Sì, ancora adesso che è in pensione. Sì, punto. E abbiamo detto tutto. L'ho accompagnato pure sul posto e poi l'altro sono pigliato pure i meriti. Questa non si dice. Non le dire queste cose. Questa non si dice. Questa stanno cancellato. Riprendendo. Ah sì, no. Salute. Abbiamo questo non la mando. Ma tu devi pensare lui una cosa. Dedica. Se tu vuoi fare il carabiniere, è una missione a tutti gli effetti. È come un prete. Lo fa un prete, un carabiniere lo fa un carabiniere. Se tu carabiniere non ti dedichi proprio... Anima e corpo. Non arrivi a non niente. Invece ti devi calare proprio nella parte. Un carabiniere, un maresciallo della stazione, sapete tutto. Lo devi fare proprio col cuore. Poi non parliamo del fatto di quello che diceva Vincenzo prima, del fatto che comunque fai 2 anni e te ne vai, ma che vuoi fare in 2 anni, in 4 anni? Qua ci deve passare una vita, 20 anni, 25 anni, dopo 25 anni cominci, la gente ha fiducia in te perché ti vede sempre, la gente matura con te, tu sei un carabiniere, sei stato in un posto e sei maturato, se tu non maturi normalmente nella vita di tutti i giorni con la gente che un giorno ti ha visto ragazzino senza barba e poi ti ha visto la barba bianca, è normale te ne raccontare le cose, ma se tu Cristo vedisti senza barba oggi, domani senza barba sì, e poi te ne vai dove te ne vai a casa, ma che ti raccontare a tia? Oggi ti dici che suo figlio non è andato a scuola, oggi dici che sua moglie è scappata con un altro, ecco, un po' dopo 10 anni che quello si è confidato, si è confessato col comandante di stazione, dopo 10 anni ti viene a... Guarda, ci vuole parecchia sapete umiltà. Che vi dico? Sapete che è anche successo? Perché quello lo dice, perché sa che con te ci può parlare, si può fidare. Ma dopo 20 anni si fiderà di te, Claudio. Non dopo 3 anni, dopo 4 anni. Dopo 25 anni. È normale che chiamano a casa. Abate, c'è un problema. Che è successo? Mia moglie mi ha fatto le corna. E poi dopo che devono raccontare altre cose, le cose di Ndrangheta. Cioè, il carabiniere, la prima cosa che deve fare il carabiniere sono le informazioni e il dialogo.
è il dialogo con le persone. Zittisci, mister. Da lì nasce l'informazione. Da lì nascono le notizie e le cose che tu devi sapere. Il cacciatore viene rispettato. Quelle persone che ci rispettano perché sto rispetto qua è nato 20 anni fa. Se questa persona... Sì, ma cos'è il rispetto? Allora... Rispetto con la conoscenza. Io ti posso, la conoscenza. Parlare, posso parlare di un... Per esempio, devo arrestare Pinco Pallino che ha ammazzato un cristiano, proprio un pluripregiudicato, un dranghetista, diciamolo. Se entro in quella casa mi devo comportare comunque in maniera educata. E questo loro lo vedono e lo apprezzano. Non è che entro lì, demolisco tutto. Poi aspetta, parliamo di rispetto, ma di essere reciproco. Cioè, se io entro con le dovute maniere che la legge mi prevede, mi comporto in maniera pacata, ovvero lui mi dice: comandante, mi avete preso, ok, mi posso fare la doccia gentilmente, fatti la doccia gentilmente. Io gli dico con le mie maniere, purtroppo devo stare con te dentro il bagno, però la doccia te la fai. Se io entro lì, comandante, mi posso fare la doccia? No. No, te ne dobbiamo andare, su, corri, sbrigati. Questa è una sorta di educazione. Non è che gli sto... Cioè, la doccia, se io non li privo di farsi la doccia, mi sento più uomo, oppure la legge, nonostante questo ha fatto un omicidio, deve essere vista dalla popolazione. No, quello gli ha fatto fare pure la doccia, pure questo. No, non è questo, è una persona. Poi ci sono i giudici che giudicano, lo metteranno a 41 bis per 1500 anni come si merita. Questa è una cosa che può spiegare, un aneddoto che può spiegare il rispetto. È una cazzata, cioè alla fine... Vai in campo, Andrea. È come se fosse educazione, alla fine educazione. Per farti un altro esempio, cioè dopo una giornata di lavoro che arrestiamo un soggetto, prima di arrivare a Palmi, al carcere, mi sono fermato, ho detto: ragazzi, scendo un attimo a pigliare qualcosa da mangiare. Al soggetto gli ho detto: ma cosa vuoi, un panino, una Coca-Cola? Cosa? Sì, sì, dice, un panino, va bene, io ho portato panino e Coca-Cola, a spese mie. Dopo, penso, un 20 giorni, mi vede il padre di questo ragazzo. Dice: vi voglio ringraziare, dice, per quella sera che gli avete dato da mangiare a mio figlio. Io nemmeno lo pensavo a questo. Nemmeno mi ricordavo più nemmeno di questa cosa qua. Ho detto: ah sì, dice, vabbè, se non vi preoccupate, dico, non è successo niente. Dico, abbiamo mangiato un panino noi, abbiamo mangiato un panino anche lui. Alla fine, a me che mi cambia comprare un panino al soggetto o una Coca-Cola? Questo è. E allora nasce il rispetto. Questo non rischia di creare un'empatia col... No, questo è il pensiero di chi non conosce la realtà. O mi sbaglio? Esiste proprio. Questa è educazione, educazione. Detto così forse cambia significato, certo. Perché io non è che rispetto loro per quello che fanno, eh. Rispetto non è, l'uomo. Non è questo il discorso, cioè, vale il discorso anche al contrario, certo. A questo punto. Perché se noi rispettiamo quel sistema, loro rispettano tra il nostro, quindi rispettano quindi stanno giustizia. Con gli sbirri, stanno con i carabinieri. Detto così è diverso. Non è così. Non mi ricordo chi di voi mi aveva raccontato che eravate entrati in una casa col Bobcat. Ero io, Salvatore. A San Luca. Siamo andati lì per la ricerca del latitante. Era? Non mi ricordo. Gambazza. Pelle Antonio. Più importante, Pelle Antonio. Erano convinti che fosse lì. Quindi arrivano dalla carta bianca. La magistratura dalla carta bianca, ovvero c'è il decreto di abbattimento. Siamo entrati lì, sempre con le buone maniere. Abbiamo cominciato a girare. E Massimo ha trovato il primo bunker. Trovato il primo bunker, la cosa è degenerata, ma in positivo per noi, perché poi ci siamo andati a fare ancora di più. Nel primo bunker c'era un altro bunker, cioè nel bunker abbiamo costruito un altro bunker. E da lì la ricerca è continuata, cioè è andata avanti. Cioè, la giornata è finita, hanno fatto il piantonamento dell'edificio, abbiamo continuato il giorno dopo, è stato trovato un ulteriore bunker. Dopodiché lì poi la casa è proprio distrutta. Demolito col Bobcat, siamo entrati dentro col Bobcat. Addirittura dalla porta d'ingresso non entrava. E quello continuava a portare caffè. E lui aveva una moca mai vista, una cosa tanta, il figlio, ma una moca esagerata, penso da 16 tazze. Sì, sì, sì. Ha fatto in 3 giorni 3.000 caffè. Cioè, noi gli abbiamo distrutto casa. Loro erano seduti vicino al camino e noi pensavamo, si sono seduti vicino al camino, può darsi che c'è qualcosa là. Scusate, se vi potete spostare, camino a terra. Tutti i mobili fuori, tutto il pavimento spaccato, la casa distrutta e lui continuava a fare caffè. E alla fine questo è una sorta... E lo offriva a voi? Sì. Certo. Dice, comandante, volete il caffè? Comandante, volete il caffè? Comandante, volete il caffè? Una volta a Platì cadde uno dei nostri in una montagna. Come no? Praticamente i platioti tutta notte portarono coperte, roba calda,
sia a chi assistiva, sia a chi cadde giù nel burone. Quello tutta notte. Un grandissimo portato. Amico mio. E fra quelli che portarono la roba erano pure delinquenti, erano. Ma che significa allora? Che questi qua erano sbirri? Erano sbirri questi qua. Oh. Stavano rispettando. Stavano rispettando. Quando arrivi in una casa, entri e gli vuoi entrare nella camera da letto, fai la perquisizione mentre ancora c'è la moglie che si sta cambiando. Cioè, sei ganso, sei forte, sei figo. Sei lo Stato? Sei lo Stato. Sei lo Stato che entra e. Con forza, io so forte. È paritetico al ruolo normale del carabiniere quando vede una macchina appartata. Perché qui c'è l'andrangheta, ci comportiamo così. Io penso che a Milano è la stessa cosa. Certo. Ecco. La carne adesso è calda. Mangia. Ora, parliamo proprio di qualità della mano, ma qual è la differenza fra me e lui? Vincenzo che ha fatto 1000 anni qua a Oppito e io ho fatto 25 anni a Vibo Valenzo, qual è la differenza? Carabiniere era lui e carabiniere solo io. Io c'avevo un colore di divisa, lui c'aveva un altro. Ma sostanzialmente uguali siamo. Lui quello che ha fatto, l'ha fatto con amore, l'ha fatto proprio con passione. L'ha fatto con passione e l'ha fatto con la... col senso di dire, per me è una missione. A me piace fare il carabiniere, per me il carabiniere è tutto, mettendo anche da parte anche la famiglia e anche i figli. A proposito di famiglia e figli, tu hai due figli carabinieri, non pensi che sarebbe bello, poetico, che un figlio tuo che diventa un ufficiale, poi torni qua e qua in Calabria prosegue le orme tue? Lo speri comunque venire qua da Milano, rimanga a Milano, se faccia la vita a Milano, con le scuole di Milano, lo speri, perché dal sorriso tuo è quello io vedo. Io dico così perché ho fatto una vita qua, quindi conosco bene la fatica che c'è qui per fare questo. Ecco perché dico, quindi tu per un figlio che cosa vorresti? Una cosa migliore, giusto? Pane, burro e salame. Tu mica vorresti che tuo figlio venga qua... Pane, burro e salame, la stessa cosa lo vale per me, sapendo già cosa c'è qui, come funziona. Quello che c'è, il lavoro, la gente, la criminalità, preferisco che mio figlio vada da un'altra parte dove, oltre le sue ore di lavoro, ci sia anche una vita diversa. Pane, burro e salame. Siamo 2000 piedi, va bene così come sì. Quota sì. Facciamo un passaggio sul Mesima da Rosarno direzione San Ferdinando. Ok, punta quell'abitato lì che è Rosarno. Vincenzo, già siamo in zona buona per la nostra ricerca, Allora, guarda,
di prua, abbiamo a ore 11 il porto di Gioia Tauro. Rosarno, sì, in quei campi lì. Fammi una accostata piano piano, dolce. Ok, quando ti avvicini alla statale 18 ti rimetti giù direzione Rosarno. Il controllo del territorio attraverso l'elicottero è una cosa molto importante per noi. Ci sono le piantagioni che puoi trovare solo camminando, però con un elicottero hai più possibilità di vederne e comunque di controllare una più ampia porzione di territorio. Dall'alto la piantagione non è sempre facilmente individuabile perché il suo colore a volte è in netto contrasto con quello che la circonda, ma a volte è molto simile. Tu magari lo vedi se assumono forme geometriche o varie altezze che non tornano. Ci vuole occhio anche per quello, molto occhio. Abbiamo qualcosa? No, per il momento no. Puntiamo sull'ospedale di Vecchio di Rosarno. L'ospedale Vecchio Rosarno? Sì. Vai, andiamo. Tienilo sulla destra, ospedale. Ancora, vira ancora a destra. Se tu scendi per verificare, vieni visto e quindi quella piantagione è bruciata. Devi farlo nel miglior modo possibile, molto discretamente, quindi mantenendo sempre una certa altezza e facendo finta di non averla vista e poi la riscontri dal terreno. Sì, facciamo 360 con l'ospedale. Guardiamo dopo in mezzo a quelle canne lì, guarda. C'è quel percorso. Vai dritto così adesso. Naturalmente tutto ciò che c'è a sinistra te lo guardo io. Perfetto. Che stanno guardando i colleghi qui a destra. L'andrangheta fa canapa qui nel territorio calabrese per due motivi. Uno, perché comunque c'è sempre un serbatoio e una base economica per affrontare altre tipologie di investimenti, vedesi cocaina. E due, per tenere bene e stretto il suo esercito. Massimiliano, guarda, fai questa striscia qua in colta, la vedi? Sì, ottimo. Il soldato viene tenuto quasi in pugno da questa realtà. Cioè, tu puoi tranquillamente lavorare per me facendo questo. Quindi sei mio. Oh, Vincenzo. Ah, vai dritto così, tu Massimiliano. Allora, qua sotto c'è qualcosa, eh? Dove? Allora, intanto faccio il fix, così prendiamo le coordinate. Sì. Vieni a sinistra. Ok, continua così la virata, continua. Allora, vedi quel grosso canneto a sinistra? Aspetta che... Ecco, così non ci dà fastidio. Il grosso canneto che abbiamo, sì, in basso a sinistra, vedendo, sì. Periferia a nord-est del canneto, ci sono queste piantine basse. Sì. Sì. Guarda, dovrebbe essere quella, la canapa, quella nana, eh? Sembra anche a me. Mi sa che già qualcosa è stato tolto. Però è una striscia bella, bella lunga, eh? Bella piena. Sì, ok, piena, ce l'hai? L'hai vista? Piena. Sì, l'ho vista. Perché allora, guarda. Allontaniamoci, non diamo nell'occhio. Vai dritto così. Ok, perfetto, localizzata. Sì, okay. Abbiamo le coordinate già. Ok, ci abbiamo le coordinate. Queste sono memorizzate. Perfetto. E lasciamola questa zona perché sennò... Fai una cosa, spostiamoci verso sinistra piano piano. Ce ne andiamo da quella parte lì, facciamo un diversivo. Per me va bene così, possiamo portarci sul punto di respiro.
a quale mafia del mondo non farebbe gola una costa del genere e creare alberghi, cose e fare soldi? A tutti, no? Qui perché non lo fanno? Perché devono costruirsi il potere qua. E il potere lo costruisci con la miseria della popolazione e con tu che te la comandi. Perché se tu diventi imprenditore anche qui, duplichi, quintuplichi i tuoi soldi, ma stai duplicando e quintuplicando anche i soldi del povero disgraziato e non hai più il potere, punto. Non hai più gli schiavi che fanno la piantagione per una qualsiasi esigenza familiare o personale. Partiamo da un presupposto, la 'ndrangheta è molto più intelligente e perspicace di altre organizzazioni. Cosa ha capito? Che per gestire tutto questo, per essere presente in 5 continenti, per avere questa forza, ci vuole il broker che gira il mondo, ci vuole quello in Canada che gestisce le cose in Canada, ma per avere il potere di poter fare tutto questo, deve essere presente sul territorio. Con il controllo delle piantagioni, con il controllo del porto, con il controllo dei lavori pubblici, con qualsiasi cosa. La tua costola a New York è forte perché tu a Siderno, a Gioiosa Ionica, sei forte, quindi anche la tua costola è forte. Tu vai a sederti al tavolino con il mafioso siciliano a New York, se non sei di una famiglia di peso, non sei nessuno. Sei solo un commerciante. Il soggetto che noi andremo a trovare si chiama Salvatore, classe 1980, figlio del più noto Antonio Bruno, presumibilmente affiliato alla panzerteria criminale degli Ierinò. Ora, l'abitazione è strutturata su 3 livelli fuori terra, quindi un pian terreno, un primo piano e un secondo piano. Da quello che sappiamo, lui dovrebbe stare verosimilmente al secondo piano. Non ci dovrebbero essere possibili vie di fuga per loro. Abbiamo solo davanti alla loro abitazione abbiamo un piccolo rudere che potrebbe utilizzare per occultare appunto lo stupefacente. Quindi comunque procediamo prima a bloccare sì. Lui? Quello sì. Ah. Vabbè, blocchiamo lui quello. Se ci fa entrare. Perché se lui se ne disfa della roba, poi ci apre, praticamente anche se lo blocchiamo... Sì, ormai... in effetti sì. Ciao, ormai l'ha buttata roba. Non sai, invece facciamo così, mettiamo le macchine tutte qua, su questa via qua. Sulla, ok, e sulla traversa di via Campanella. Così a me non vede le macchine. Ok, perfetto. In modo che scendiamo a piedi. Magari ci difiliamo sotto il balcone, lui non vede niente, almeno. Cerchiamo di... Sì, boh, andiamo, che non fa? Andiamo. Perfetto. Carabinieri. Un attimo. Sì. Salve signore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Prego. Chi c'è in casa? Sei tu? Solo io. Solo tu sei? Sì. Ok.
Allora, guardi, noi dovremmo fare una perquisizione. Senza nessun problema. Ok, vuole farsi assistere da un difensore? Se voi pensate che ce ne sia bisogno. La facoltà è sua, non è nostra. No, non ho problemi, non ho niente in casa. Oh, perfetto. Allora, se non ci sono problemi... Che c'è da fare? Tu immagina un emigrante. Cosa fa? Ha bisogno del lavoro. Per lavorare chiama il cugino, chiama il fratello, il figlio che è rimasto giù. Loro fanno lo stesso quando fanno 'ndrangheta. Tu che abiti nel paesino, nel comune X di Torino, e vedi una persona che da quando è arrivata nel tuo comune lavora 18 ore al giorno, tutti i giorni, tutto l'anno, da una vita, tu non penseresti mai qualcosa di male. E lui, oltre a quelle 18 ore di lavoro al giorno, fa anche altro. Anche perché lì poi parliamo di cosa? Non parliamo mica di gente che va a fare una rapina, va a coltivare la marijuana. Parliamo di gente che fa passare tot quintali di cocaina e parliamo di gente che prende tot quintali di soldi dalla Calabria e li investe nell'economia locale. Vedasi gli anni dell'edilizia, dell'esplosione dell'edilizia in tutta Italia, loro l'hanno fatta da padroni con questo metodo. Però è stata una cosa graduale, giorno per giorno, tale da non creare allarme. Non sono arrivati con i camion di soldi e hanno fatto tanti piccoli nuclei, pochi soldi ciascuno, e ognuno ha fatto. La forza dell'andrangheta negli anni è stata proprio questa, il camminare sottoterra, il muoversi in un modo non occulto, senza destare sospetto, non affrontando proprio a viso aperto la società, come hanno fatto altre mafie che hanno trovato delle cattive sorti, diciamo, molto prima dell'andrangheta. C'è una bella foto che è tuo vicino. Com'è sotto lì? Che lui ci arriva da qua è sicuro. Allora, potrebbe essere pure questo, attenzione. E magari da qua si arriva qui perché c'è un fiume dove prende l'acqua. La vogliamo provare a rimapparla? La cartina nostra? Aspetta un attimo. Sì, rimappala. Rimappala sulla cartina, vediamo se c'è qualche... Allora. Anche il corso d'acqua che passa. Allora. Queste sono canne? O è un kiwete? No, un kiwete abbandonato. Un kiwete abbandonato. Un kiwete abbandonato. Vedi come va stata la cosa da qua. Sì, può essere pure che da là c'è l'ingresso. Allora, qui abbiamo la possibilità che ci siano più ingressi. Quindi può succedere che se noi entriamo da qua, questo scappa da qua o viceversa. Se Michi, allora ti infiltri tu, Mirko, Peppe e Cosimo.
posto? Sì. Come siamo messi? A mezza costa, così ci abbiamo comunque la strada e ci abbiamo sotto. Sì. L'obiettivo rimane a destra qua, giusto? O sì, c'è sulla destra. Dritto per dritto. La piantagione è qua. Come fa la curva c'è la piantagione. Comunque giù avremo difficoltà perché guarda là, ci sono tutte spine là sotto. Scendiamo questa quota e arriviamo fino a là. Da lì vediamo se vediamo qualcosa. Però da qua in poi dobbiamo stare. Chi sta tagliato? Guarda. Orientati fra. Tutto chiuso. Non c'è ingresso? No. No? Esci. Tenta la testa. Bassa la testa. Fermati. Si è fissato a guardare il cancello. Starci subito, questo di dietro sennò ci becca. In questa macchia, ragazzi. Sì, sì, e non è facile. Non è assolutamente facile. Guarda, devi prendere un giorno per trovare il buco.
tre persone qua. Ma non sono dentro, ma in quell'aria lì, sono attorno, che stanno tagliando legna. Ma sono contadini. Beh, possono essere pure i proprietari. Esci tu, lo confermo. Combattere la 'ndrangheta qui ha un grosso significato. Significa catturare il latitante, trovare la piantagione, cioè dare sempre il senso della presenza dello Stato. Comunque il centro, il fulcro è sempre qui. È qui che viene creato l'avvocato, il banchiere che poi dovrà gestire l'economia. Non viene creato da un'altra, viene poi sistemato a Bruxelles, viene sistemato a Londra, viene mandato in Colombia, viene mandato in Australia, gestisce lendrine a Toronto, ma alla fine il fulcro, il vero punto energetico della 'ndrangheta è qui, perché è qui che si forma la coscienza 'ndranghetista, non è altrove. L'ndranghetista non nasce a Londra, l'ndranghetista non nasce in Svizzera, l'ndranghetista nasce qui, in Calabria. Possiamo iniziare? Sì. Corrisponde lo spazio del...
sale. Diventano un insediamento lì. E poi sempre a basso profilo. Vedasi l'unico suicidio, Duisburg. Quello è stato un suicidio per l'Andrangheta. Non ci fosse stato quel suicidio, sicuramente non si parlerebbe ancora di 'Ndrangheta. L'Andrangheta sarebbe ancora una cosa sotto pelle. Sarebbe una cosa dentro la società, però che nessuno ne parla. Oh, ma poi c'è roba pesante. Credo che siano delle ricevute di soldi spediti in Colombia, riguardanti sempre il nome da Dio di questo tizio qua. Sono tanti soldi, eh.